Brondin ce la farà? Supererà l'esame? Sì. Si sta impegnando? Sì. Si è impegnata? No. Sì. Perché parla in questo modo? Sì. Sa, lei è veramente una persona spiritosa. Lo sarebbe veramente se fosse anche un pochino più umile a volte. Sì. Martina è maleducata a prescindere. Mi sta prendendo in giro, Brondin? Sì. Lo so. Sì. Sa che non riesce veramente a farmi ridere. Martina esagera un po' troppo. Secondo me, lei è insicura. E l'insicurezza, a volte, davvero, non ci porta lontano. Grazie, psicologo Raina. Ora continuo a farmi fatica. Non ce la fa a parlare seriamente, Brondin. Non ce la io fa. Io sono seria. Mm. Sì. No, io ho l'impressione che sì. Non ce la fa a essere seria. Ah. Sa che mi sta indisponendo, signorina Brondin? Starò zitta. Non le è servito a nulla il collegio, vero? Sì, neanche che è servito. A cosa? Mi dica una sola cosa, ma si alzi in piedi, lo dica davanti a tutti. Che cosa le ha insegnato il collegio? Rafforzare i rapporti con le persone, perché non sono capace fuori da qua. E almeno adesso ci sono più o meno riuscita con qualcuno. Davvero ha imparato a relazionarsi, a rafforzare i rapporti con le persone? Boh, sì. Cioè, sì. Vede che quando fa cadere la maschera, dietro esiste una persona che dice cose sensate. C'era il silenzio. È meglio far ridere le persone continuamente o creare un silenzio per farsi ascoltare? Non voglio una risposta. Boh, cioè, mi dà fastidio perché punta sui punti giusti. Apprezzo che si è alzata in piedi e finalmente ha parlato con serietà. Questo lo apprezzo davvero. Grazie. Alla fine non mi interessava imparare cose di scuola. Mi bastava un po' crescere come persona. E mi sa che più o meno ci sono riuscita. Ci vediamo agli esami. Un grosso in bocca al lupo a tutti. Grazie, Salve. Arrivederci, Ruffalo. Che pazienza che hanno i professori. Una fatica immane per fare uscire la parte migliore anche da chi oppone resistenza.